Fabio Pugliese, presidente dell'associazione Basta Vittime sulla SS 106, autore del libro Inchiesta Chi è stato? Sia nella tua associazione sia nel tuo libro non si parla altro che della SS 106, strada che abbiamo alle nostre spalle. Ciao Fabio, ecco, oggi ti voglio parlare dei problemi che si stanno facendo vivi più che mai in questo periodo tra la gente. Pare che la gente si è svegliata un pochettino dal sonno in cui viveva fino ad oggi, lo stato di disagio è aumentato, la gente oggi non va più bene, o meglio va peggio di prima. Brevemente introduco, ecco, voi tempo fa avete fatto una segnalazione all'ANAS dove dicevate, in seguito ad un incidente, voglio partire dal ponte Molinello di Cariati, che era una strada pericolosa, meritava di essere messa in sicurezza. Dopodiché pare che le cose si sono complicate ulteriormente, insomma, anziché creare sicurezza si è creato tanto disagio. Il ponte era pericolante, però non è stato chiuso. Va bene camminare su una corsia affinché, ecco, tutta questa è la sicurezza. Allora, io tanto per cominciare penso che se l'ANAS abbia deciso di mettere il senso unico alternato e soprattutto se ha richiesto i fondi alla direzione generale per 300.000 euro per rimettere a posto il ponte, per fare un marciapiede che consente ai pedoni di camminare in sicurezza su quel ponte, evidentemente avrà avuto dei motivi. Non credo e non penso che siano impazziti. Anche perché io penso e credo che ANAS abbia deciso di assumere questo intervento perché noi abbiamo mandato, dopo quell'incidente, una segnalazione all'ANAS ma anche alla Procura della Repubblica, quindi se ne saranno guardati bene prima di fare quel lavoro. Dopodiché io sono convinto che quel ponte debba essere rimesso a posto, rifatto per nuovo, con un passo per i pedoni sicuramente più accettabile e sicuro, e quando ciò avverrà ovviamente noi saremo i primi a prenderci i meriti di questo lavoro. Ecco, arriva l'estate, cominciamo a pensare all'estate, quando il traffico aumenterà non pensi che i disagi siano veramente insopportabili per vivere uno stato del genere nel centro cittadino di Cariati? La nostra associazione, caro Cataldo, devi sapere che è stata la prima e ad oggi l'unica a porsi questo problema. Tant'è vero che noi abbiamo incoraggiato l'onorevole Pilozzi a fare un'interrogazione parlamentare e sempre noi siamo stati gli unici ed i soli e nessun altro al di fuori di noi a sollecitare la direzione generale dell'ANAS, perdonami, affinché si muovano a fare questi lavori, affinché non si verifichi la solita storia che questi iniziano i lavori ad agosto. Ma siamo stati ad oggi, mentre io e te adesso parliamo, gli unici e i soli. Non c'è stato nessun altro che si è posto questo problema. Ecco, perché tu mi dicevi avete fatto una mozione parlamentare, io ne ero al corrente di questo, ma i sindaci del territorio, o meglio i sindaci dei comuni che si affacciano su questo tratto di strada, e mi riferisco più nello specifico tra Calopezzati e Cariati, hanno preso qualche iniziativa? Ecco, come si sono espressi al riguardo su questo disagio che si sta creando ultimamente in modo particolare? Ad oggi le amministrazioni purtroppo sono non pervenute, nel senso che non hanno né preso una posizione, perché poi questo del Ponte Molinello è un disagio che non riguarda solo Cariati, ma è un disagio che riguarda bene o male il territorio, e noi questo l'abbiamo fatto emergere sia nella nota che abbiamo mandato noi come associazione alla direzione generale e sia anche emersa nella interrogazione parlamentare dell'organizzazione
dell'onorevole Pilozzi, perché qui non si sta facendo la questione su una questione proprio nostra propria, ma si sta intervenendo sull'interesse generale. E su quello ad oggi, io lo ripeto e ti ringrazio di questa intervista perché mi permette di dirlo, siamo gli unici e i soli, e non ce n'è nessun altro che si è posto il problema di agosto su quel ponte. Cosa succederà se non sarà finito? Allora, parliamo di questo tratto di strada che abbiamo proprio qua alle spalle. Siamo più o meno nella zona Mandato Riccio Mare verso Pietrapaola. Proprio di oggi un articolo tuo che io ho pubblicato, dove dicevi che in pratica se la strada fosse messa più in sicurezza quell'incidente si sarebbe potuto evitare. Difatti l'altro giorno quell'incidente ha bloccato per ore ed ore il traffico sulla SS 106, e addirittura c'è chi parla che questi lavori, anche se sembrano e sono fatti bene, apportano ulteriori rallentamenti al traffico. Ma dico, nel terzo millennio si può circolare ancora su una strada come questa? È questa strada che noi ci meritiamo? Allora, io innanzitutto voglio partire da una premessa brevissima. Da quando io e Cataldo siamo qui a svolgere questa intervista, probabilmente anche agli spettatori sarà capitato di notare che ci sono delle macchine che vanno sicuramente ad una velocità eccessiva rispetto al limite, che è bene chiarire è di 60 km orari. Ora, questo intervento che è stato fatto dall'ANAS qui nel Basso Ionio per la messa in sicurezza della SS 106, diciamo tra Pietrapaola e Cariati, è un lavoro che dal punto di vista della norma è assolutamente squisito, sublime. È un lavoro di messa in sicurezza, non è un lavoro di diciamo sostituzione guardrail, e in più è un lavoro che viene effettuato su una strada dove naturalmente per l'ANAS, per la legge italiana, per lo Stato, per questa Repubblica vige una legge che è quella che non bisogna superare i 60. Allora, rispetto a questo quadro, delle due l'una: o noi diventiamo dei fuorilegge trasgredendo questa regola, andando più veloci, provocando incidenti, provocando insicurezza, provocando vittime e ferite, oppure noi più serenamente, pacatamente, da persone civili, ci rendiamo conto che noi abbiamo una strada che deve essere percorsa a 60 km orari per la nostra incolumità e per quella degli altri, che non può, come questo tir che è passato adesso, andare a quasi 100 km orari, no? E magari ci impegniamo per fare la vera lotta, la lotta più importante, quella che i rivoluzionari di Facebook non riescono a fare. Cioè, al di là di fare le critiche, i rivoluzionari di Facebook non riescono a fare. Invece serve una lotta determinata per l'ammodernamento della 106, serve una strada nuova, come la hanno ovunque tranne che in Calabria, ed in particolare sul lato ionico. No, ecco, mi hai anticipato. Io volevo aggiungere che forse una terza ipotesi potrebbe essere quella di farci una strada completamente nuova, come già da anni si era parlato. Era un progetto che poi non è mai partito, probabilmente è rimasto sulla carta. Ecco, Fabio, io penso fra pochi giorni arriverà la primavera, cominceranno a transitare proprio su questo tratto di strada chiuso da una parte e dall'altra biciclette e moto, per cui, avendo ristretto la carreggiata, è vero che bisogna andare piano, ma io non riesco, non voglio nemmeno pensarci a quelli che potrebbero essere i rischi per questi piccoli mezzi che transiteranno su questa strada nel momento in cui, soprattutto quando si incontrano due automezzi pesanti. Ma guarda, io ti dico questo: se uno va a Mirto e passa nell'area del Tutor, è costretto a non superare i 60, se no arriva la multa. Capita di incontrare una bicicletta, capita anche di trovare un tre ruote, nessuno sorpassa, tutti vanno piano. Quando dall'altra parte non viene nessuno, se c'è una bici, piano piano la si supera, e questo è quello che bisogna fare qui sulla 106, dove l'ANAS un solo sbaglio ha fatto, uno solo, quello di non mettere un tutor da Cariati fino a Mirto. Doveva metterla tutta sotto tutor, e invece hanno sbagliato, hanno fatto questo spreco enorme di soldi con guardia
guardarel, bastava un tutor e avevano risolto il problema. Questo è stato l'errore dal mio punto di vista. Una proposta alquanto contestabile dal forse 99% degli automobilisti, che tu sai oggi si va sempre di fretta. Però scusami, gli automobilisti non possono solo contestare, e contestano questo, e contestano il tutor. Una cosa la devono capire gli automobilisti, che questa è una strada da 60 km orari, punto. Sì, allora una proposta può partire da chi deve partire una proposta per renderci fruibili di una strada che sia una strada adatta ai tempi di oggi. Oggi il tempo è denaro, per cui ecco la gente anche per questo motivo corre sempre. Oggi la proposta deve partire da quei cittadini e solo da loro, che invece di stare sul divano di casa a vedere il Grande Fratello devono invece venire nel gruppo, iscriversi all'associazione, fare rete, dare disponibilità, come molte persone già danno disponibilità volontaria di impegnarsi in questa associazione, pretendere una strada nuova per la sicurezza dei loro figli, per la loro sicurezza ed anche per il futuro e l'avvenire dei loro figli, perché senza una strada, questo bisogna capirlo, oppure con una strada così lenta non ci sarà nessuno sviluppo per nessun territorio in Calabria. Bene, il senso di questa intervista era anche quello di sollevare una discussione su questo problema, perché molte volte se ne parla quando ci si incontra tra amici, però io ritengo che questo problema vada portato a livelli più alti e mi auguro che la vostra associazione, qui ti vedo molto impegnato in questo senso, cominci ad avviare delle proposte che siano il più possibile condivise anche dai cittadini di questa zona. Io lo spero, perché il problema vero di questo territorio non è la strada, dal mio particolare osservatorio. Il vero problema di questo territorio è l'indifferenza dei cittadini e l'ignoranza. Quindi io spero che si superino questi due problemi prima o poi. L'associazione ci sta provando in tutti i modi, informando, rendendo il più possibile dotte le persone. Abbiamo fatto il centro analisi e ricerca, il primo rapporto sull'incidentalità e la mortalità. Cioè, noi speriamo di riuscire ad acculturare un territorio che purtroppo spesso, come nel film La Grande Bellezza, è abituata solo a fare bla 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 bla, ma senza un briciolo di contenuti, senza un approfondimento serio di questa problematica e senza poi coscienza e consapevolezza di quello che è il problema di cui si parla. Allora, con l'invito a tutti a prendere coscienza su questa problematica, che saluto Fabio e lo ringrazio per essere intervenuto a trattare questo problema, e speriamo di ritornare in momenti migliori, quando questa strada ci permetterà di dire cose buone. Ci rivediamo a Cariati per l'inaugurazione del Ponte Molinello. Va bene.